Signor De Nicola, lei avrà oggi la casa? Da quanto tempo Certo, l'aspettava? sono ben 14 anni che siamo in attesa di questo alloggio. È stata una cosa sofferta e comunque alla fine ci siamo riusciti, insomma. Siamo stati oggi gratificati da tanti sacrifici che abbiamo dovuto sopportare. Il suo nucleo familiare da quante persone è E composto? siamo in tre. E Siamo in avrà tre. quindi un piano terra Un da piano terra quanti da metri? 72 metri quadri. C'è il soggiorno, c'è il cucinino, una camera da letto e una cameretta. Comunque sono abbastanza dignitose sicuramente. Li ha visti, insomma, era la Sì, casa le che abbiamo già visate. sognavate. Beh, nei sogni di noi tutti la casa è sempre un qualcosa che, di inarrivabile perché comunque uno vorrebbe sempre il meglio. Però oggi siamo contenti, dopo tanti anni, ripeto, di poter realizzare questo sogno, che è un sogno che avevamo nel cassetto. Signora, a lei piace l'alloggio? Moltissimo, sì, molto bella. Sono già innamorata. Comunque, grazie al nostro sindaco che ha fatto questo per noi. Devo dare comunque, sì, un forte ringraziamento a lui e a chi è che mi ha seguita finora. Chi, la dottoressa Sì, Paranzino? la dottoressa Paranzino. E anche il nostro delegato delle emergenze abitative, Saverio Castitti. Grazie. Signora, lei è una assegnataria di un nuovo alloggio. Da quanto tempo aspettava la casa e dove era allocata in questo momento? Beh, veramente sono 20 anni, però stavo sopra l'Eurospin prima. Poi, siccome ho fatto una richiesta per il Quello fatto di che via Virgilio? in via Luigi Naudi. Poi Ah. ho fatto una richiesta per il fatto che mio marito non poteva scendere. Mi hanno messo in via Rovelli, a sesto piano, che è una casa privata. Grazie a Striscia la Notizia ho avuto questo alloggio qua, diciamo, di questa casa, che l'hanno appoggiato solo per farlo scendere. Al momento che erano pronte le case popolari, mo sono pronte queste e mi hanno assegnato questa casa popolare. La vista le Mi piace? piace moltissimo perché soprattutto un pian terreno, per uno disabile è comodo. Può uscire, può entrare e lui è contento. Signore, da quanto tempo attendeva? 24 anni. Dove è stata finora? Sopra l'Eurospin. Ah, anche lei, in quelle case buie. Brava, buie, umide e senza privacy. Ah, in che senso? Perché Perché è tutto sull'unico pianerottolo. lei Sì, non anche trasegna io dai. abito sopra l'Eurospin e insomma oggi è arrivato il momento di cui aspettavamo tutto questo. L'ha vista la casa, le Sì, piace? certo, bellissima. Mi hanno raccontato che ci sono dei problemi di sicurezza, che avevate chiesto anche un piccolo contributo per mettere i cancelli. Sì, anche soprattutto quello, perché insomma la zona è quella che è, vogliamo dire. Ci sono i bambini, insomma, poi i balconi sono molto bassi, è facile anche chi vuole può scavalcare, può entrare. Persone che vanno a lavorare, insomma, dobbiamo avere questi dubbi, queste paure, tutto qua. Come l'arrederà? Tutto nuovo, alla meglio, logicamente. Perché lei Casa nuova, tutto i nuovo. mobili precedenti sono stati buttati Ah, perché per erano tutti l'umidità. di umidità. I mobili si erano ammuffiti. Sì. Sono contento per i ragazzi. Come le di Via Lucera sono meglio. Speriamo. Speriamo. Tu che ti faccio? Pure lei ne ha un'altra. Non dica che hai ripreso a lui. Ah, no.